Ciao a tutti, sono Yu e benvenuti sul mio canale. Oggi vi mostrerò come edito le mie foto e quelle dei miei amici. Solitamente uso Visco e PixArt per editare. Come potrete vedere in questo video e anche nei successivi, non faccio molto su Visco, di solito cambio un po' luci e contrasti, saturazione, bilanciamento del bianco, aggiungo un po' di vignetta e cambio la tonalità delle luci e delle ombre. Non ho un metodo preciso su come faccio, ma in base alla singola foto vedo come mi piace di più. Dopodiché vado su PixArt e vado a fare degli effetti con degli sticker e delle maschere. In base ai singoli personaggi e alle singole foto faccio prima gli sticker o prima le maschere, anche in base a come lo ricordo in realtà. Solitamente, come potete vedere, aggiungo sempre degli effetti di fumo o qualcosa del genere. Ed in questo caso sto aggiungendo anche delle catene per dare un effetto un po' più teatrale, diciamo. Scelgo gli sticker in base alla vibe che voglio dare all'intera foto o in base ai singoli personaggi, quindi non ho uno schema per fare le varie foto. Gli sticker di solito non li metto direttamente, ma cambio sempre la modalità di blending, quindi li metto magari in overlay o i multiply in base comunque di nuovo al singolo sticker e alla singola foto. Per quanto riguarda le maschere, di solito le metto uno ad uno se il cliente si blocca il programma e solitamente cerco di non cambiare la hue del colore. Cerco di prendere una maschera rossa, una maschera viola in base a quello che serve, però in questo caso non trovavo nulla che mi piacesse particolarmente, quindi ho un po' sperimentato con i vari effetti. In questo caso ho anche aggiunto appunto un effetto di riflesso della luce, ma solitamente non lo faccio perché riesco a crearlo direttamente dalla foto. Ah, non l'ho detto prima, ma queste prime foto sono fatte da me e il modello è il mio ragazzo. E poi ci scambiamo i ruoli. Talvolta uso dei filtri, in questo caso volevo creare un effetto glitch, ne ho provati alcuni, ma solo le prime mi è piaciuto. Un'altra cosa che faccio spesso è quella di salvare sempre la foto tra uno step e un altro, tipo dopo gli sticker o dopo le maschere. Anche perché se la foto non è per me, non so come al mio cliente potrebbe piacere. Nelle prossime foto sono sempre gli stessi passaggi, quindi non aggiungerò molto. Con le mie foto ammetto di avere un po' più di problemi ad editare, sarà che non mi piaccio particolarmente, però di solito tendo ad avere le foto un po' più semplici, infatti questa è una delle poche foto in cui aggiungerò anche degli sticker successivamente, ma non è qualcosa che faccio molto spesso. Appunto, anche qui il processo è più o meno lo stesso, quindi ve lo velocizzo direttamente. Data la versione moderna, diciamo, del personaggio, ho deciso di dare un effetto neon o street, quindi ho aggiunto un sacco di effetti di luce. Dopodiché sono passato agli sticker, anche qui però la prima prova non mi è piaciuta molto, questo rettangolo non mi convinceva, quindi l'ho scartato e ne ho cercato un altro e anche qui l'ho adattato e poi ho cancellato in base a come lo volevo adattare alla foto. Dopodiché ho cercato qualche altro sticker, non ho trovato nulla che mi piacesse, quindi ho messo qualche effetto di fumo come al solito.
In quest'altra foto invece appunto ho solito cambiato i contrasti e simili, qui ho cercato di farla anche un po' più saturata e ho perso un po' di tempo per la tonalità di ombre perché non riuscivo a decidermi se la preferivo con il sottotono rosato o blu. In questo caso ho deciso di dare un effetto, diciamo, ritratto e sfumare un po' lo sfondo, anche perché volevo dare l'idea di qualcosa di un po' più aesthetic e anche non far capire che tutto il set è molto low budget. Non ho fatto nessun set con chissà quale fotografo, soltanto lo facciamo tra amici, in camera, con ciò che abbiamo, quindi ci arrangiamo. Ho aggiunto qualche ultimo sticker e la foto è fatta, quindi qui c'è una carrellata di quelle che ho editato in questo video. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.